Bene, si dà ora inizio alla prima sessione dal titolo Il ruolo dei Lions per migliorare gli effetti dei cambiamenti climatici lungo le tre rive del Mediterraneo e del Mar Nero. Prende la parola il promotore dell'evento nella persona del responsabile distrettuale e direttore scientifico del forum permanente Il Mediterraneo per il futuro dei giovani, ingegner Salvatore Napolitano. Un caloroso saluto a tutti. Siamo veramente in tanti e questo mi emoziona. Mi emoziona anche il fatto che i relatori che mi hanno preceduto hanno centrato il problema e questo mi agevola nella esposizione della mia relazione. Ringrazio soprattutto il governatore che ha dato e assicurato la sua presenza qui oggi e questo mi rincuora tanto. Però vorrei ringraziare, ed è un ringraziamento sentito, che va alla Pegaso, ma soprattutto al dottor Bonomo e alla professoressa Melillo, che non solo hanno assicurato la logistica di questo evento, ma hanno, e questo è molto importante per noi, hanno assicurato la collaborazione scientifica per i prossimi anni. È importante perché la Pegaso è un partner fondamentale per questo progetto, questo mi rincuora tanto, ma dovrebbe rincuorare tutti noi, in quanto è già ramificata nell'area del Mediterraneo. Io farei un applauso a questo punto perché merita. Grazie. Ovviamente saluto e ringrazio anche i relatori delle quattro sessioni, tre che seguiranno, e vorrei sottolineare che è fondamentale la presenza dei partner. Il progetto del Mediterraneo è già vincente con questo incontro, dal quale progetto è nato il forum. Io non lo chiamo service, come siamo abituati per me e per tutti quelli che hanno collaborato, che hanno riempito di contributo scientifico questa idea, questo sogno. È un progetto che è diventato poi anche forum, grazie a Francesco Accarino, che disse: ma perché non facciamo un forum permanente del Mediterraneo? E lo stiamo realizzando. E quindi ringrazio i relatori, ringrazio il Comitato Tecnico Scientifico che ha prestato, di cui i componenti hanno prestato le loro competenze e soprattutto il loro tempo prezioso. Qui ce ne sono, ci siamo quasi tutti, ecco, quasi, ma altri arriveranno nel pomeriggio. Parte questo percorso, lo diceva già, lo ha detto Francesco, da qualche anno, dal 2019, al congresso di Melfi, che si tiene nel 2020, all'inizio un po' prima della pandemia, poi è proseguito con la conferenza del Mediterraneo di Genova, relazionò Nicola Clausi che sta qui, seguì la presentazione al congresso di Salerno e poi alla conferenza del Mediterraneo di Tunisi. Oggi siamo a Napoli. Vorrei anche, consentitemi perché tocca a me svolgere questo ruolo, di ringraziare i giovani Leo, abbiamo sentito l'amico Francesco, e i più di 40 club che hanno aderito e che fanno parte del Multidistretto Italia. Io su questo vorrei sottolineare, io non ragiono, o perlomeno l'idea di questo progetto non è centrata sul come
sul singolo distretto. Parte dal multidistretto. Per me la forza che dobbiamo e dobbiamo organizzare per essere presenti nell'area geopolitica del Mediterraneo parte dall'unità del multidistretto. Se riusciamo a convincere tutti i Lions italiani, peseremo molto di più e vinceremo, certamente. Grazie. Vorrei ringraziare, perché è d'obbligo, gli amici che ci hanno raggiunto oggi. Il presidente del club di Montesilvano, Donato De Facis, il club di Messina Ost, che rappresenta il distretto della Sicilia, e il club di Bergamo Città dei Mille. Ho visto che è arrivato anche Alberto, che sta in fondo, e in particolare la fondazione che è già stata citata. Io al club di Bergamo Città dei Mille, alla fondazione, devo dire un grazie particolare, perché hanno contribuito in modo concreto alla realizzazione di questo evento e sono stati i primi. Però non posso non esimermi dal sottolineare la presenza delle istituzioni, degli enti locali. Noi abbiamo la provincia di Pescara che ha aderito, il comune di Montesilvano, il comune di Terranova Sappio Minulio, il cui sindaco è qui, Ettore Digani, e stamattina mi diceva che ci sono altre adesioni dell'area della piana di Gioia Tauro e arriveranno, e questo è importante, perché coinvolgere nel progetto gli enti locali, quindi le istituzioni che sono i primi ad avere le ricadute sia economiche sia sociali di questa attività, di quello che noi vogliamo, stiamo portando avanti, è fondamentale. Ringrazio anche, ho visto Roberta D'Amato, la coordinatrice di club e segretario degli eventi del forum. Vedo anche Renato Rivieccio, presidente della nostra fondazione, e la Fondazione Mediterranea di Reggio Calabria con Enzo Vitale. Quindi chiudiamo i saluti. Spero di non aver dimenticato tanti altri amici. Cioè, c'è Aaron, ci sono, però l'elenco è lungo, quindi voglio fare economia sul tempo. Quindi il progetto del Mediterraneo e del Mar Nero, noi lo abbiamo per il futuro dei giovani, questo è fondamentale, lo ha detto anche il rettore Melillo, persegue lo scopo di rendere innovativo e attivo il WISER, il nostro WISER. Innovativo e attivo nell'era della globalizzazione. Nell'era della globalizzazione non solo degli stati, ma dell'economia, delle tecnologie, con il coinvolgimento delle comunità e in particolare dei giovani delle Tre Rive, che sono stati sempre esclusi dalle scelte assunte dai governi nell'area del Mediterraneo. Però purtroppo queste scelte condizioneranno il loro futuro. Quindi dobbiamo riprendere noi, ed è la nostra funzione principale, non solo quella dei Lions, ma anche quella degli educatori, le università, le associazioni di volontariato, riprendere e rimettere al posto giusto il ruolo dei giovani e quindi del loro futuro. In che modo noi intendiamo con questo forum raggiungere tale scopo, cioè l'innovazione e l'attivazione del nuovo WISER, fornendo un luogo di dibattito sulla questione mediterranea, tra i soci, Lions, certo, ma allargata
allargando la partecipazione ai partner. Senza i partner noi non andiamo da nessuna parte. Facciamo sussidiarietà, ma facciamo una sussidiarietà non ambiziosa. Certamente non ambiziosa come lo è il forum. Faccio una premessa, lo ha richiamato Francesco Accarino prima. I Lion sono presenti in quasi tutti i paesi del Mediterraneo e del Mar Nero. È vero. Siamo organizzati in Club Lion e in distretti. È vero. Siamo già in rete. È vero. Siamo in rete con la sede centrale di Ockerbrook. Però noi cosa promuoviamo? Promuoviamo la tavola degli scopi e il codice dell'etica. Dunque noi già condividiamo, cioè siamo una forza globale che condivide valori comuni, libertà, intelligenza e sicurezza delle nazioni, l'acronimo di LION. Un presidente internazionale diceva, l'ho visto facendo un po' su, cercando su internet, diceva unitevi per fare la differenza. Ebbene, caro Roberto, noi facciamo la differenza per fare la differenza ed aspirare ad essere forza umanitaria globale al fine di affrontare le emergenze in essere nel mondo, ma soprattutto nel Mediterraneo che è l'area oggi di riferimento. È necessario dare una svolta al nostro WISER. È un WISER tradizionale, dobbiamo andare oltre. Dobbiamo andare verso un WISER 4.0, innovando il ruolo del servizio lionistico in termini geopolitici, con la creazione di una comunità digitale di area vasta che consente e favorisca le relazioni orizzontali, non verticali, che oggi governano la nostra associazione. Un Lions del distretto 108YA non può connessi e dialogare con un Lions del distretto A, figuriamoci con i distretti dell'area del Mediterraneo, delle tre rive. Perché solo dialogando in orizzontale noi possiamo innanzitutto essere protagonisti, Lions sono protagonisti alla pari, il singolo socio e i club, ma superiamo anche le barriere linguistiche, i confini nazionali e le religioni. Questo oggi la nostra associazione non lo consente ai soci. La rivoluzione di questa rete, della rete che noi potremmo vedere, consiste in questo. Le emergenze che noi abbiamo vissuto, le emergenze sanitarie, energetiche che ci sono, le migrazioni, la guerra, possono essere favorite attraverso l'uso di questa, della rete, di un'app. Perché solo una rete che risveglia, può risvegliare il sentimento mediterraneo attraverso la circolarità dei saperi. Oggi il sentimento mediterraneo è debole, ecco perché noi siamo soccombenti, non abbiamo ruoli, non siamo protagonisti come società. Le società del Mediterraneo non sono protagoniste nel Mediterraneo, penso che il professore Rossi questo ce lo dirà. Allora noi siamo importanti, abbiamo un ruolo fondamentale e per recuperare e affermare questo ruolo dobbiamo recuperare e affermare un nuovo umanesimo nell'economia, nell'ambiente e nella tecnologia digitale, che deve essere oggi la tecnologia digitale già proiettata verso il futuro dell'intelligenza artificiale. E a tal proposito vorrei richiamare un evento che c'è stato qualche settimana fa a Tempo Pausania. Si è tenuta la 17ª conferenza della rete europea sul mercato del lavoro. Alla conferenza hanno
ha partecipato per l'Italia, guarda caso, Eurispes, che è un autorevole partner del progetto del Mediterraneo. La conferenza, poi ce ne parlerà magari l'avvocato Caliendo, ha approfondito il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle dinamiche del mercato del lavoro regionali e locali. Si sono confrontati i paesi europei ed extraeuropei. È un tema di grande rilevanza strategica che rivoluzionerà il futuro prossimo e quello delle generazioni a venire. Il mondo digitale corre veloce. Quale futuro vivranno i nostri giovani? E queste sono domande alle quali il forum nei prossimi mesi, nei prossimi appuntamenti dovrà affrontare, e non credo che questa sia retorica. Quindi io mi avvio alla conclusione perché i tempi stringono e auguro ai relatori, ai coordinatori delle sessioni un buon lavoro. Io credo che tutti noi assisteremo con interesse e riguardo ai contributi di tutti e consentitemi un saluto e un applauso ai relatori degli altri paesi. C'è qui Amel Makhlouf della Tunisia, un autorevole rappresentante dell'Associazione degli Ingegneri nel Mediterraneo, che è venuta qui in presenza. Essa Iskander dall'Egitto e Sergio Cao, Cina. Ecco, se noi, mai come ora, è importante aprirci a nuove realtà per avviare i processi di compensazione culturale, economica e del lavoro, che sono i veri contributi che noi possiamo dare a quest'area, i veri contributi per affermare la pace nel Mediterraneo. Grazie.